Incidente mortale a Gerenzano. Una vettura si è schiantata contro un camion. Il conducente, un 52enne di Busto Arsizio, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Colpo nella notte al centro commerciale di Podenzano, in via Valnure. I malviventi hanno letteralmente smurato la cassaforte utilizzando auto e cavo in acciaio. Il bottino si aggira sui 20.000 euro. No alle promozioni prime dei saldi invernali, lo ha detto con chiarezza Confesercenti Lombardia. La sperimentazione avviata l'anno scorso non ha dato infatti i risultati sperati. Sia nei giorni precedenti i saldi che quelli successivi degli sconti, i commercianti hanno registrato dati in negativo. Per questo Confesercenti chiede di non ripetere l'esperienza a dicembre. Protesta questa mattina degli studenti del polo scolastico di via Gavazzeni a Bergamo. I ragazzi hanno paralizzato il traffico. Chiedono la riapertura del sottopasso ferroviario. Si torna a votare nei circoli del PD Lodigiano. Dopo le primarie per la scelta del candidato sindaco a Lodi, ora è la volta di decidere a quale segretario provinciale affidarsi. Per gli iscritti al partito non sarà una scelta difficile, c'è infatti un solo candidato, il segretario uscente Mauro Soldati. Questa sera, in un incontro pubblico in Sala Granata, verrà presentato il programma del partito per i prossimi mesi. Avrebbe aggredito ben 6 donne nel quartiere Cederna di Monza. Per questo un 29enne, sposato e con figli, è stato arrestato dagli agenti della polizia. La forte pioggia che si è abbattuta su tutta la Lombardia ha provocato l'esondazione del Seveso nella zona Niguarda a Milano. Il traffico è rimasto paralizzato ed alcune linee tranviarie sono state interrotte per alcune ore. Il generale Vincenzo Giuliani del Comando Interregionale dei Carabinieri ha fatto visita al Comando Provinciale di Lodi. Dopo aver incontrato il personale in servizio, ha ribadito la necessità di intensificare i servizi di controllo del territorio per prevenire reati di vario genere. La presenza capillare dell'arma è un punto di riferimento sicuro per i cittadini, ha confermato il generale. 250 kg di dolciumi sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Locale di Milano in una bancarella del mercato rionale di Lorenteggio. La data di scadenza era stata modificata e le etichettature erano irregolari. Il titolare, di 78 anni, è stato denunciato. Un milanese di 42 anni, residente nel Lodigiano, è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza. È accusato di estorsione ai danni di un 39enne piacentino. Ampliamento in vista a Cremona per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Dopo le zone di Santo Mobovo, Po e Cavatigozzi, a partire da novembre tocca ad altre 10 zone della città. Il Comune ha previsto incontri informativi nei vari quartieri. Il centro La Raccolta arriverà nella primavera 2014. Una pediatra di 54 anni di Piacenza è morta in uno scontro frontale avvenuto a Maleo. La donna viaggiava su una utilitaria quando, per motivi ancora in via di accertamento, si è scontrata con un fuoristrada. Un incensurato di 40 anni di Crema è stato arrestato a Rivolta d'Adda dopo essere stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di droga. Processato per direttissima, ha patteggiato la pena di 1 anno e 6 mesi. La Regione Lombardia ha autorizzato la cassa integrazione in deroga per oltre 1.000 lavoratori mantovani. Riguardano le 148 aziende coinvolte nel sisma del 2012. Verranno erogati complessivamente 8.600.000 euro, lo ha confermato l'assessore regionale Valentina Aprea. Un ex commissario della Croce Rossa di Cremona è stato rinviato a giudizio per peculato. È accusato di aver fatto sparire 16.000 euro dalle casse dell'associazione.
L'uomo, un 45enne agente di commercio, si dichiara innocente. Una studentessa di 20 anni è stata investita da un autobus di linea in Piazzale della Stazione a Pavia. È ora ricoverata in gravi condizioni al San Matteo, in prognosi riservata.